Bene, eccoci insieme anche oggi. Tra gli ospiti di approfondimenti abbiamo una new entry, vale dire abbiamo Flavio Grazie. Baldan, che è esperto in educazione finanziaria e in finanza comportamentale. Comportamentale, certamente. Con lui speriamo e contiamo di aprire un nuovo capitolo di incontri per spiegare a chi ci sta guardando, insomma, a cosa prestare attenzione per quanto riguarda il proprio portafogli. Prima di arrivare all'argomento della puntata odierna, che ha un titolo che è da correntista, risparmiatore, a risparmiatore, investitore, chiederei che cos'è però la finanza La comportamentale. finanza comportamentale sono sostanzialmente quell'ambito, diciamo, dei nostri comportamenti, delle nostre emozioni da investitori, da fruitori dei servizi finanziari, per cui noi tendiamo a scaricare le nostre emotività e a non comportarci secondo una disciplina che nei mercati è fondamentale, negli investimenti è fondamentale. Tendiamo a far, diciamo, prevalere le nostre emozioni. Un esempio tipico: quando vediamo delle oscillazioni di prezzo negativo, ci preoccupiamo, sentiamo delle notizie per telegiornale e diciamo, ahimè, cosa sta succedendo? Piuttosto che privilegiare un concetto che sia di investimento razionale, vederlo in un'ottica di periodo, con un controllo delle nostre emozioni che porti a dare benefici nel tempo, diciamo, agli investimenti e ai modelli che noi abbiamo trovato per gestire il nostro risparmio. È una branca che sostanzialmente l'economia riconosce o non riconosce, però il comportamento nostro è importante negli investimenti perché determina la differenza sostanzialmente tra controllare, lasciare un investimento, lasciare che faccia tutte le sue situazioni positive, le sue dinamiche positive, rispetto ad agire nel breve periodo, per cui spesso le emozioni governano, i mal di pancia governano e si fanno delle scelte che non sono oculate o portano, diciamo, anche nel brevissimo periodo a perdere capitali, eccetera, che poi nel tempo invece, se l'investimento Certo. ovviamente risulta efficiente sotto vari punti di vista, risulta poi dare i suoi frutti e tutto quanto. E quando parliamo di comportamento, naturalmente parliamo anche di psicologia e per Esattamente. spiegare, insomma, la cifra anche del nostro ospite, prima bonariamente fuori onda mi ha rimproverato perché chiacchierando ho usato il termine giocare in borsa, che è un termine che usiamo spesso e volentieri. Sa un po' da Monopoli, Sa un po' da ma perché Monopoli. bene o male, insomma, la gran parte di noi, sono quelli che non fanno ovviamente speculazioni, insomma, Certo. la borsa la vivono un po' così, Certo. sperando di portare a casa un po' di più di quello che ci si è investito, ma insomma, In realtà poi è un investire in borsa, gioco, ecco. ecco, noi lo consideriamo come un gioco. In realtà investire, io ho sempre sostenuto, è una disciplina, delle sue Certo, ma in regole. realtà è vero. E prendiamo, per esempio, io considero uno dei più bei investimenti che si possono fare per il risparmiatore, eccetera, l'investimento in fondi pensione. Il fondo di pensione va proprio in questa direzione, è un investimento con una sua disciplina, con delle sue caratteristiche, sfrutta anche ovviamente la positività dei mercati azionari, o diciamo più a rischio, e proprio per questo non userei il termine giocare, Giocare. perché è importante per È costruirsi una vero. situazione sotto questo profilo. E quindi io dico sempre, attenzione, quando si entra nel mercato non si gioca più, il mercato ormai è globalizzato, qualsiasi tipo di investimento, più a rischio, meno a rischio, compresa la stessa liquidità, noi abbiamo visto poi anche il caso del bail-in, eccetera, e altre situazioni. Non si scherza più e bisogna starci con delle regole ben precise che ovviamente dovrebbero, uso il condizionale d'obbligo, dovrebbero essere insegnate o comunque in qualche modo spiegate da chi fa il nostro mestiere, il mio mestiere, e spesso questo purtroppo però non accade, ma comunque ovviamente in tutte le cose ci sono aspetti positivi, persone capaci, persone meno capaci, e quindi sostanzialmente questo a volte spesso non avviene, però dovrebbe essere questo il Ecco, funzionamento. e come decliniamo allora, tanto per cominciare, il titolo della puntata, cioè da correntista risparmiatore a risparmiatore investitore? Ecco, io mi sono ispirato sostanzialmente non perché per mettere girare il coltello sulla piaga, eccetera, mi sono ispirato un po' sostanzialmente a quello che è stato il caso nostro, il caso del nostro Veneto riguardante
le banche venete sostanzialmente, no? Dove abbiamo capitolo sentito amarissimo. Capitolo amarissimo, ahimè, e che secondo me io ho sempre avuto le mie idee, nonostante stuolo di avvocati, di persone, grosse speranze non ne covo sostanzialmente. E mi sono ispirato lì perché, se voi avete notato, spesso si è parlato, ma anche alcuni hanno evidenziato, coloro che hanno investito in azioni erano dei correntisti che usavano il risparmio. In realtà, quando si investe in azioni, ahimè, non si è più correntisti, bisogna avere un'ottica di investitore. L'investitore ha dinamiche diverse dal correntista o dal risparmiatore di breve periodo. È un investitore che ha bisogno di determinate regole, di disciplina, di capire determinate situazioni per investire meglio il proprio capitale. Allora, siccome noi in Veneto siamo abituati spesso, non avrai sentito anche tu, ricorre sempre la frase, ma lasciamo tutto in conto, non si sa mai quello che può. È un'ottica che ormai non fa più parte del mondo moderno. Il mondo moderno impone che noi diventiamo degli investitori, perché nei fondi pensione dobbiamo essere degli investitori di medio e lungo periodo, nei portafogli che andiamo a costruire dobbiamo essere gli investitori, e quindi dobbiamo accrescere, cambiare il modello e non essere più quei risparmiatori o correntisti che lavorano sul breve e lasciano la liquidità lì sostanzialmente e ragionano nel breve periodo, nel diminuire i rischi il più possibile, ma dobbiamo imparare a diventare investitori veri e propri. Perché dobbiamo così imparare? Cioè, perché il mondo del risparmio è cambiato. No, certo, ma uno non è detto che debba fare l'investitore per forza. No, non è detto, però il mondo del risparmio è cambiato. Se noi vogliamo allocare nella maniera più efficiente il nostro risparmio, ovviamente non esiste, dobbiamo partire da un concetto, non dico un tailor made fatto su misura, salvo tranne situazioni di un certo tipo, ma dobbiamo imparare a diversificarlo, a capire quali sono i nostri bisogni, differenziarli dai nostri desideri, capire un po' come costruirci il nostro futuro, il futuro dei nostri figli. Ecco, ma è una materia in cui si può capire un po'. Voglio dire, uno non può sapere tutto. Beh, ovviamente. E neanche gli può piacere tutto, certo. A me per primo. Esatto. Cosa vuol dire capire un po'? Cioè, a me viene già mal di testa quando mi ci avvicino. No, beh, certamente. Diciamo che il tema dell'educazione finanziaria è che quando ci approssimiamo all'industria finanziaria, agli strumenti finanziari, dobbiamo avere un po' di conoscenze su cosa andiamo a fare, su quali sono le diversità tra i vari prodotti. A me viene in mente in questo momento, tanto per dire, la cultura, che è un approccio sbagliato, oltretutto anche adesso che si sta inserendo il fintech e tutto il discorso anche online, cioè, è la finanza abbinata alla tecnologia sostanzialmente. Ecco, quindi viene in mente che qualche anno fa ho sentito per Radio 24 un sondaggio che era stato fatto negli Stati Uniti, in cui era stata posta una semplice domanda, no? Era stato detto a un pool di persone: noi abbiamo una semplice obbligazione di $10,000, fra 5 anni al tasso del 5%, fra 5 anni avremo più del 5%, più di $10,000, meno di $10,000 o 10.000. Beh, non ci crederai, ma il 27-28% ha sbagliato la risposta. No, ci credo. Ecco, e questo va aumentato anche per eccesso per quel che riguarda i clienti, i risparmiatori italiani, gli investitori italiani, perché la cultura è ancora più bassa. Noi siamo al 19° posto nei paesi OCSE e quasi al 38esimo, 39esimo posto, se non erro, nei paesi a livello industrializzato, diciamo, europei e allargati. Per cui la nostra cultura è molto... Però siccome l'industria finanziaria è cambiata, i modelli di investimento non abbiamo più uno dei vecchi botte, i vecchi titoli di Stato, eccetera, con la cedola, come ahimè ci hanno abituato anche per, diciamo, il debito pubblico che avevamo, eccetera, che ci ha, oltre ad avere il debito, ci ha anche abituato male sotto alcuni profili di investimento. Il mondo è cambiato, quindi bisogna avere una diversificazione e bisogna avere una panoramica completa dei vari strumenti e in qualche modo essere afferrati. Ma uno può fare da solo? No, direi che in questo mondo che era assolutamente no, così come direi per tema di educazione finanziaria i consigli che valevano nel passato non valgono più per adesso. E noi abbiamo una ricchezza in Italia che è quasi per il 60-70% in mano a ultra sessantenni. Beh, trasferire i concetti di gestione da queste persone ultra sessantenni a, diciamo, giovani,
non ha più senso, perché il mondo è completamente cambiato, le dinamiche sono completamente cambiate. Per cui il fai da te io lo sconsiglio. Certo, bisogna trovare un buon consulente, un buon intermediario, non è facile, perché spesso, ripeto, quando dicevo il mondo è cambiato anche per noi, siamo un paese bancocentrico sostanzialmente, no? Quindi dipendiamo gran parte dalle banche. Ma non è un po' tutto troppo complicato? Voglio dire, quando c'è stato adesso lo scandalo delle banche, sì, venete, si è detto, cioè, dovevate stare attenti. Sì. Uno mi dà un plico di 5 pagine scritte microscopico, di cui se leggo capisco un decimo, certo, di quello che, certo, è scritto, cioè non mi pare che la colpa sia mia. No, d'accordo. Che io debba imparare, se gli altri fossero, voglio dire, tra virgolette, corretti nella, semplice. Nella loro, certo. C'è un problema di eticità, di scorrettezza anche da parte di intermediari, ci mancherebbe altro. Però c'è un problema anche nostro, perché se io ho dei risparmi, sono un correntista, non posso pensare che io faccio parte della banca più bella del mondo, perché la banca più bella del mondo non esiste. Ma non posso neanche pensare di avere la banda Bassotti davanti. Però noi dobbiamo porci questo, il problema è proprio questo. Io sto anche ragionando in termini, no? Si sente sempre questa parola, la fiducia, avere fiducia. La fiducia è una componente che nella parte, quando c'è la pecunia, diciamo, quando c'è il denaro, eccetera, secondo me va a farsi benedire. Bisogna ragionare in modo oggettivo. Io devo essere cosciente di quello che vado a fare, devo pormi sempre un problema oggettivo con il consulente, eccetera. Perché devo sempre dubitare, avere dei dubbi, capire di cosa. Perché sostanzialmente non è detto che le risposte che ho siano quelle soddisfacenti per me sotto questo profilo. Quindi è vero, sono quei 5 pagine, uno dice, ma come faccio a capire, come faccio a intuire che di fronte a me avevo una mala gestio? Ho capito, però uno che ha 100.000 euro di risparmio non può avere 100.000 euro nelle azioni della banca Veneta, come si chiamava, o Banca Popolare di Vicenza. Certo. Perché non ha un senso sotto la logica dell'investimento, per quanto sia la più bella banca, a prescindere che poi non abbiamo scoperto, ma questo si poteva già scoprire da tempo. Io racconto sempre un aneddoto. Concludiamo in 30 secondi. Ecco, racconto sempre un aneddoto riferito alla Banca Popolare di Vicenza. E nel 2000-2001, quando lavoravo nella Banca di Credito Cooperativo, che io considero una parte importante ed estremamente qualificata degli intermediari di questo paese, mi capitò di avere dei clienti che avevano. E Popolare di Vicenza lavorava in un mercato che veniva chiamato terzo mercato, era un mercato dove si scambiavano così a parole delle quantità. Questo mercato era propedeutico per il passaggio poi alla quotazione al mercato ufficiale, cosa che fece l'ex Popolare di Verona, eccetera. Popolare di Vicenza nel 2000 non passò mai al mercato ufficiale, non chiese mai una quotazione ufficiale. E la domanda è presto detta, perché probabilmente i numeri che aveva la banca in quello non stavano già in piedi. A capire. Speriamo che, insomma, da qui in poi, certo, grazie anche all'aiuto di Flavio Baldan, qualcosa, certo, forse riusciremo a capire, e soprattutto qualcosa, speriamo, ci stimoli, certo, ad interessarsi. Certo. Magari se c'è opportunità affronteremo anche singole tematiche in modo da capire bene per il cliente dove posizionare il focus della propria attenzione. Ci proviamo, lo ricordo, lui è un esperto in economia, educazione finanziaria e finanza comportamentale. Grazie, alla prossima. Arrivederci, buona serata.